gamba ad assalto, chi preme il viso all'asfalto, in questa primavera di rivoluzione baccano, chi oggi tempesta la notte, di morire di costole rotte, per mano le manganellate a Milano. La musica liberata, nel senso preciso del desiderio ogni potere, deridere ogni potere. Se illegale è solo il loro modo di fare, per noi che si crede invece che non tutto si possa comprare, che lo Stato talvolta in Italia è stato criminale. Parole scritte con a zittere. Chi crede che dar calci e pugni a terra ad un padre legato sia cosa d'onore e fosse per nulla sbagliato. Poesia, assalto la strada e chi la tiene a bada, che non si accaccia alle pantere o conti da regolare, che sia esempio per chi vede che tutto è normale, per chi si è spezzato le ossa a furia di banalità, per chi invece sta dalla parte della felicità. E pare oggi sia quasi una vampata questa rivolta, il futuro che ormai è passato e non è più quello di una volta. Per chi scrive con i pugni e solo con i guanti, per chi si è assolto e per chi si è tolto, per chi vede che la distanza si fa corta, per chi merita che sopporta per tutti noi che torni il sereno di gettare semi al vento e far chiarire il cielo. Adesso alcuni ragazzi leggeranno i messaggi della madre di Carlo Giuliani e della madre di Aldrovandi. Tanto ringraziamo Chiara ed Elettra per la loro lettura della poesia e ringraziamo chi ha scritto la poesia. Vi leggo un contributo da parte di Patrizia Moretti, la madre di Federico Aldrovandi, 18enne ucciso in stato di fermo nel 2005 a Ferrara, massacrato di botte. Io ho visto in televisione e sui giornali la cronaca di quello che è successo a Michele, un uomo della mia età che ha perso la vita nello stesso modo in cui l'ha persa mio figlio Federico. Federico aveva 18 anni, quest'uomo ne aveva 51. Io mi rendo conto adesso che non possiamo dirci sicuri. Quando è successa questa tragedia a mio figlio, pensavo che fosse un caso relativamente poco frequente. In realtà, in tutti questi anni in cui sono stata mio malgrado dentro a vicende come queste, ho visto quanto siano frequenti e ho visto che nessuno possa considerarsi tranquillo e sicuro. Le immagini che si sono viste del pestaggio di quest'uomo, che era già a terra, gridi o vendetta, e la vendetta migliore è assolutamente la giustizia. È quello che ho sempre pensato per mio figlio e che continuo a pensare per ognuno dei molti troppi casi simili. Una vera giustizia, prima di tutto, la verità, che va chiarita senza nessuno sconto. Deve essere assolutamente trasparente quello che è successo e devono essere rese le responsabilità attraverso indagini chiare e attraverso un processo. L'unica cosa che possiamo fare per avere chiarezza e per sperare che non accada mai più
si trovano le famiglie quando succedono tragedie di questo genere. Ci troviamo ad avere a che fare con versioni ufficiali o ufficiose che cercano di infangare la vittima. Nel caso di Michele dicono che è morto per arresto cardiaco, infarto, il che potrebbe essere, come no, tutti però moriremo per arresto cardiaco. È la stessa cosa che dissero di Federico, era morto per arresto cardiaco, bella scoperta. Noi abbiamo tutto il diritto di chiedere giustizia. E lo Stato siamo noi. Abbiamo tutto il diritto di chiedere giustizia e lo Stato siamo noi, non chi esercita violenza in maniera inedita, usurpando il proprio ruolo. Tutto quello che deve essere accertato in maniera trasparente è quello che auguro alla mia famiglia e agli amici. Di più non possiamo fare, ma tutti insieme potremo fare in modo che queste cose non accadano mai più e chiedo alle istituzioni di vigilare affinché non ci siano mai più questi abusi di potere. Questo è il contributo di Asia Ratu Gulbre, sorella di Abba, ucciso nel settembre 2008 dal razzismo. Quando ho sentito la storia di Michele Ferrulli sono rimasta male. Ogni volta che succede qualcosa cerchiamo di farci sentire e nessuno ci ascolta. Questo è razzismo. Il razzismo è contro i più deboli. Il razzismo è anche tra italiani e italiani. Scendere in piazza, come abbiamo fatto dopo l'omicidio di Abba, servirà a qualcosa, perché i politici devono smettere di essere arroganti. Il governo appartiene ai cittadini, la storia sta tornando indietro. Lo abbiamo fatto per mio fratello e lo faremo anche per Michele, che è stato ucciso e non possono negarlo, perché neanche le bestie si trattano in quel modo. Saremo in piazza venerdì e andremo avanti finché ne avremo la forza. Qualcuno da qualche parte deve avere coscienza di ascoltarci. È nostro diritto, come lo è, vivere in pace. Oggi con questo governo non si può nemmeno vivere in pace. Il governo chiede a noi cittadini di pagare le tasse e poi di stare zitti. E non è giusto. Un altro contributo è quello di Heidi Gaggia Giuliani, la madre di Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere 10 anni fa durante il G8 di Genova. È un'altra persona che viene portata a morire in modo oscuro da altre persone che vestono la divisa. E questa è l'anomalia tutta italiana che io vivo da 10 anni, nel senso che in questi anni abbiamo assistito a moltissime storie come quella di Michele o simili a quella di Michele. In strada, in carcere, nelle questure, e continuiamo a chiedere verità e giustizia, e continuiamo a non ottenerla, anche perché quando si ottiene un briciolo di verità o anche una risposta da parte di un'istituzione giudiziaria, poi non vengono applicate le pene. Noi vediamo che in Italia persone in divisa, condannate, continuano ad esercitare il proprio lavoro. Ci sentiamo impotenti. O riusciamo davvero a mettere assieme tutte le nostre storie, a mettere da parte le differenze, a unire tutte le nostre voci, oppure continueremo soltanto a fare nuovi comitati. Mario Milani dice che l'Italia è un paese di comitati e finché siamo piccoli comitati divisi l'uno dall'altro non contiamo nulla. Allora o riusciamo davvero a capire e a far capire che tutte queste storie hanno un minimo comune denominatore, che è una violenza da parte di chi porta una divisa dovuta alla impunibilità di chi porta una divisa, oppure continueremo a piangere i nostri morti. Questo è l'ultimo contributo, è di Marina, della Casa della Memoria di Pessino in passato, un uomo che ha lottato contro la mafia e contro la mafia delle istituzioni. Purtroppo la violenza di Stato continua a manifestarsi regolarmente. I diritti umani nel nostro paese vengono continuamente calpestati e la violenza si presenta nei casi più disparati. Nei casi di proteste legittime, come è successo e sta succedendo in Val di Susa, e in casi come questo, per un banale episodio nel quale la polizia è stata chiamata per schiamazzi, e quindi è un segnale molto grave che il tutto termini con un pestaggio e con la morte di una persona. Vuol dire che esiste un problema nella nostra società e nella nostra civiltà, che va realmente ascoltato. Grazie.
anche se è stato durante, durante il corteo, c'è stata anche la mamma di Dax, Davide Cesari, ucciso dai fascisti nel 2003, è stato durante il corteo, adesso se n'è andata, anche lei voleva portare solidarietà alla famiglia, l'ha fatto, perché anche quella storia rientra in quelle che sono state dette. Prima volta che prendiamo la parola dalla sera del 30 giugno, quando Carmela in casa aspettava il ritorno di Michele, e sono corsi ad avvertirla: la polizia sta picchiando tuo marito, esteso a terra. Lei è accorsa qui e ha trovato Michele morto. Ora, le cose che abbiamo cercato di dire lungo tutto il corteo, cerchiamo di dirle in altro modo. Non è possibile che un uomo esca di casa una sera d'estate per andare a passare un po' di tempo nel quartiere dove tutti lo conoscono, con i suoi amici, e che a casa non ci faccia più ritorno. Noi non lo accettiamo che questo possa succedere. È stato detto, altre morti segnano il percorso del nostro paese. Altre morti. E di recente la polizia, in questi giorni, ha fatto il suo lavoro contro pacifici valligiani che difendono il loro territorio, la loro valle. E lo difendono da anni, pacificamente. La polizia ha eseguito gli ordini in difesa di interessi di pochi per l'installazione della grande velocità nella valle. Non di interessi generali, non di interessi del paese. Allora noi cerchiamo di capire, di pensare, sono questi agenti che si scatenano impunemente con una violenza così esagerata? È chi li comanda? È chi ha il governo? Sono le questure? Sono indirizzi di politiche che determinano queste condizioni di cui la madre di Carlo Giuliani ci parlava, per cui ci troviamo a piangere i nostri morti di vicenda in vicenda. Noi non permetteremo che riducano la morte di Michele a un episodio che si è verificato una sera d'estate perché qualcuno era disturbato, ingiustamente disturbato. Erano le nove, da il le rumore nove. Che si fa, ma chi viene eccetera. Disturbato le nove? E che questo si risolva con un lutto, con una tragedia. Non permetteremo che tutto questo diventi un episodio di intervento per il mantenimento della quiete pubblica. Michele sarà ricordato, è stato conosciuto quando la sua vicenda ha avuto gli onori delle prime pagine dei giornali e dei TG nazionali con il ritratto che sappiamo, lui in piedi che tiene uno striscione che dice siamo in lotta per il diritto alla casa. Michele è venuto nel 2007 alla sede del comitato degli abitanti di questi quartieri, comitato inquilini dei quartieri Molise, Calvairate e Ponti, e ha raccontato che il rappresentante della Romeo Gestioni, una delle società private a cui il sindaco Albertini nel 2003 aveva consegnato la gestione delle case comunali, sono le società Romeo Gestioni ed il Nord, vi dice qualcosa? Gesi, tutte e tre indagate,
al termine della loro missione. È venuto a raccontare che un rappresentante della Romeo Gestioni, un rappresentante del comune e la polizia si erano presentati a casa sua nell'alloggio che aveva occupato nel 1991 coi figli piccoli per buttarlo fuori. Uno sgombero. È questa la parola che usano. Sgombero. Prende l'arredo di una famiglia e lo si porta a un deposito. La famiglia ha tempo 30 giorni per ritirare le sue cose. E come può? Fuori di casa, nella disperazione di non saper dove trovare un tetto per sé, per i genitori, per i figli. Come può ritirare l'arredo? Entro 30 giorni da più parte. Strada. Ci sono bambini piccoli, allora si tratta. La madre e i bambini possono entrare provvisoriamente in una comunità. Quanti soldi si spendono per queste comunità che ospitano madri e bambini sgomberati, come di se più, fossero casse piene di cose inutili da buttare via, sgomberate dall'alloggio. E il padre, il marito? No, non c'è ospitalità per il padre e per il marito. Se ne sta per strada, può rivolgersi al rifugio notturno di via Otre, può cercarsi un buco dove infilarsi come crede. Questa è la concezione della famiglia dei cattolicissimi membri della giunta di Letizia Moratti e prima della giunta di Albertini, che per anni hanno usato questo trattamento alle famiglie degli occupanti per necessità. E di recente nel quartiere Ponti, in via del Turchino, sono stati effettuati sgomberi spietati di famiglie in stato di grave difficoltà, che avevano occupato in stato di grave necessità. Sono stata in questura a presentare il preavviso di questa manifestazione e ho parlato con i funzionari della Digos, della questura, che mi hanno ricevuta, e c'erano le condizioni per poter ragionare pacatamente e ho provato ad osservare: ma voi difendete l'ordine pubblico? Mantenete l'ordine pubblico, ma ciò che voi difendete è un gigantesco, mostruoso disordine, perché a Milano ci sono 80.000 case vuote e nello stesso tempo ci sono che la polizia intervenga rispetto a questa situazione, a questa giustizia. Abbiamo detto, non c'è pericolo che chi si arricchisce sempre di più con la speculazione sulla casa corra il rischio di fare la fine di Michele. C'è qualcosa che non va? Sappiamo, c'è molto che non va, e contro questo molto che non va Michele era impegnato con amici, compagni, il comitato inquilini, tanti noi comitati qui presenti siamo impegnati e continueremo questa azione. Sempre. Dobbiamo considerare che per anni, anni e anni nelle case, dal televisore sempre acceso, dalla mattina fino a sera inoltrata, dai giornali, dalle televisioni locali, micidiali, con il loro teatrino della politica a cui si sono prestati tutti i politicanti della piazza, hanno riversato su di noi una infame propaganda secondo cui la mancanza di sicurezza dipenderebbe dagli immigrati e dai rom.